vale la pena di farlo? E io mi sono detto sì, vale la pena, perché comunque credo che quando ci sono dei diritti, anche civili, come anche in questo caso, beh, c'è anche forse bisogno comunque di esporsi anche pubblicamente, e disposti anche a pagarne le conseguenze, no? Salve a tutti, siamo qui, lo vedete subito, con Don Giulio Mignani, parroco di Bonassola, in provincia di La Spezia. Bentornato, Don Giulio, grazie per essere con noi ancora una volta. Grazie, grazie, ben ritrovati e grazie di avermi invitato di nuovo. Assolutamente, è un piacere e dico ovviamente bentornato perché Don Giulio è stato con noi ospite già lo scorso anno, dove durante la nostra diretta con l'onorevole Zan ha mostrato il suo sostegno al famoso DDL per il contrasto all'omotransfobia. Vediamo un attimo qui, ecco qua infatti Don Giulio che mostra la sua mano con scritto DDL Zan. Vi ricordo, ecco, trovate sicuramente il link del video qui sotto, lo potete trovare, già che ci sono, vi ricordo anche di iscrivervi ai nostri social, tra cui YouTube, per seguire sempre le nostre dirette e le nostre interviste. Allora, Don Giulio, torniamo a lei. È stato sospeso a Divinis dal vescovo in quanto ha preso posizioni non conformi al magistero della Chiesa, come abbiamo visto, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle persone LGBTQ+, ma anche per le posizioni sull'aborto e sull'eutanasia. Ricordo, per chi non lo sapesse ovviamente, che per il diritto canonico la sospensione Divinis significa che a lei viene vietata la somministrazione dei sacramenti, tra cui la celebrazione della messa e della confessione. Non vuol dire che viene privato del titolo di prete né scomunicato. Ecco, Don Giulio, lei ha dichiarato di aspettarsi questo provvedimento, bene o male ce lo disse già lo scorso anno in diretta. Quindi perché predicare qualcosa contrario al Magistero della Chiesa? Qual è lo scopo se ce n'è uno? Beh, nel senso perché cioè il mio desiderio è quello, proprio volendo bene alla Chiesa, che possa, come dire, anche evolvere nel corso del tempo, come è avvenuto anche nel passato. Io credo che anche nel passato alcuni passi in avanti che la Chiesa ha fatto, li ha fatti proprio perché c'è stato qualcuno al suo interno che ha manifestato contrarietà, quindi che ha manifestato appunto un'indicazione, magari di una riflessione che fosse necessario fare. È questo che io ho cercato di fare anche dentro la Chiesa, cioè proprio dicevo per il bene comunque della Chiesa, per evitare che diventi una realtà comunque marginale, cioè una realtà che si distacca, no, dal vissuto concreto delle persone. Quindi ecco, quello che mi ha portato a continuare a fare questo è stato da un lato questo aspetto qua. E poi a dire la verità, perché dopo anche tutto quell'eco mediatico, anche che c'era stato anche l'anno scorso, ciò di cui mi sono reso conto è il bene che determinate affermazioni hanno fatto a tante persone. Cioè, in tanti mi hanno poi contattato, sono anche venuti a trovarmi, dicendo che le mie parole le hanno ricevute anche come un balsamo dell'anima, nel senso qualcosa appunto che ha aiutato. E quindi da un lato mi sono detto, forse ecco, proseguire in questo modo è un modo per far sentire anche altri, comunque a casa nella Chiesa, anche se purtroppo con questa sospensione in realtà insomma, la Chiesa ha indicato che no, di stringere un po' anche i ranghi, insomma, di non permettere in realtà questa libertà di parola. Oltre al fatto che anche qualcuno all'inizio non l'ha detto, cioè, sai che vai incontro a una possibilità diciamo di un provvedimento anche duro nei tuoi confronti, ecco, vale la pena di farlo. E io mi sono detto sì, vale la pena, perché comunque credo che quando ci sono dei diritti, anche civili, come anche in questo caso, beh, c'è anche forse bisogno comunque di esporsi anche pubblicamente, disposti anche a pagarne le conseguenze, no? Cioè io anche, ripeto per dire, anche le coppie omosessuali, ho ricevuto tante lettere di persone che mi hanno manifestato anche la loro sofferenza, cioè persone che sono state anche picchiate, no? Quindi mi sono detto, cioè, in confronto a quello che loro continuano a subire, cioè quello che possono fare a me e che stanno facendo adesso è niente, no? Quindi io non smetto di stare accanto a loro, no? Anche eventualmente pagandone le conseguenze. Ecco, Don Giulio, ci sono due cose che lei ha detto. Volevo prima fare una domanda sulla Chiesa come istituzione. Sappiamo che la Chiesa
Diciamo che anche nella storia non è stata molto veloce nel recepire i cambiamenti della società. Crede che la Chiesa possa davvero cambiare idea su questi temi, sui temi che lei appunto pone e quando? Sì. Allora, sul se io non lo so, forse sono eccessivamente ottimista, ma io credo che prima o poi questo cambiamento, almeno su alcune posizioni, forse magari su altre c'è più difficoltà, ma penso ad esempio quella riguardo alle coppie omosessuali, nel senso quindi alla famosa benedizione, no? Che era stata indicata come qualcosa che non è possibile fare. Perché quello che io noto è un grande fermento nella base, cioè nel popolo di Dio, no? Così viene chiamato nell'ambito della Chiesa, io ho riscontrato un grande desiderio di cambiamento. Io, ad esempio, cioè, è in corso nella Chiesa Cattolica un sinodo voluto da Papa Francesco. Sinodo vuol dire camminare insieme. E la prima parte di questo cammino prevedeva proprio l'ascolto delle persone. Io mi sono inventato un piccolo questionario, no? Che ho posto ai miei parrocchiani e anche coloro che vengono d'estate, perché le mie parrocchie sono parrocchie estive, frequentata anche da tanti vacanzieri, e con tante domande riguardo anche punti un po' scottanti, no? Riguardo ad esempio non solo l'eutanasia, l'aborto, le coppie omosessuali, ma anche il celibato dei preti, le donne prete, nel senso tanti temi. E le risposte che mi sono state date, anche motivandole, sono state veramente di una ricchezza grande. Cioè, su alcuni temi praticamente il 90% delle persone mi ha detto che desiderava un cambiamento rispetto alla posizione della Chiesa. Ecco, questo per dire che io vedo un fermento nella base, no? Che quindi desidera questi cambiamenti. E a dire la verità, parzialmente, lo riscontro anche nella gerarchia. Non so, pensate ultimamente anche ai vescovi in Belgio, no? I vescovi fiamminghi, che addirittura hanno provato a ipotizzare una liturgia ad hoc per la benedizione delle coppie omosessuali, una cosa che è impensabile un tempo. Poi sono state bloccate adesso dal Vaticano, no? Però già il fatto che dei vescovi abbiano provato a pensare a questo, oppure i vescovi in Germania, anche in Germania è in corso appunto il sinodo, e i vescovi quindi tedeschi, hanno chiesto un cambio nella dottrina della Chiesa. Ecco, allora che siccome tutto questo può portare a un cambiamento, anche perché poi ci sono anche teologi che stanno indicando come effettivamente ci sarebbero anche le motivazioni per poter realizzare questo cambiamento. Quindi secondo me questo cambiamento avverrà. Purtroppo temo che i tempi siano ancora lunghi. È questo che poi mi dispiace, perché ogni ritardo è sulla pelle delle persone e quindi è qualcosa che non si può, ecco, aspettare. Quando si fa l'attesa sulla pelle delle persone. Lei l'ha detto prima nella risposta precedente e anche in questo appunto parla molto del rapporto con le persone, del parlare con le persone. Parla come se più che altro se questa fosse una chiesa respingente più che accogliente. La chiesa in questo momento non sta ascoltando le persone. Cosa e in che modo dovrebbe fare appunto per ascoltare le persone che frequentano le chiese come la sua? Allora, secondo me, almeno da quello che riscontro, mi sembra di accorgermi che non ci sia questo vero ascolto, perché un conto è magari sì, ricevere le persone, magari, però, come dire, ascoltarle già avendo una propria decisione presa e nella consapevolezza che questa decisione non verrà mai cambiata. Anche riguardo al sinodo, io dicevo, ho fatto quei passi, ma ci sono state altre persone, anche di livello appunto superiore a me, che di fronte a questa prospettiva del sinodo hanno detto: non ci preoccupiamo perché tanto non cambieremo niente. Allora, se l'ascolto lo realizzo, ma avendo questa idea, che ascolto è? È un vero ascolto? Mi sembrerebbe proprio di no. Oltre al fatto che l'impressione che ho è questa, che si voglia sempre mettere davanti la norma, la legge, no? E senza tener conto del vissuto delle persone, e che tra l'altro secondo me questo è anche in contraddizione con lo stile di Gesù, no? Perché Gesù, laddove c'era anche una legge religiosa, mettiamo quella del sabato, no? Che sabato vietava di fare ogni tipo di lavoro, no? Lui diceva: ma se c'è da salvare una vita, no? Se c'è da aiutare delle persone, io infrango la legge religiosa, perché prima viene la vita delle persone, non certo la legge. E invece l'impressione che ho è che a volte, come gerarchia nella Chiesa, si dica: il magistero dice una cosa, c'è una legge, e
La vita delle persone non la si guardi e questo, il rischio è che quella legge diventi uno schiacciasassi che schiaccia la vita delle persone, no? E quindi se invece parto dal vissuto delle persone, allora posso rendermi conto che magari quella norma forse necessita di essere cambiata se diventa appunto un qualcosa di deleterio, no? E che schiaccia la vita stessa delle persone. Grazie Don Giulio. È evidente che la decisione del Vescovo di questi giorni, appunto di questi ultimi giorni, ha fatto nascere molte polemiche. Ad esempio, vediamo che i suoi fedeli hanno annunciato appunto un presidio di fronte alla sua parrocchia. La stupisce la loro reazione? Nel senso, me l'aspettavo, cioè per il fatto che comunque io sono da 13 anni che sono in queste parrocchie, per cui ho intessuto un rapporto con loro e so, ecco anche, non dico di meritarmelo, ma so della stima, del legame forte che si è creato con queste persone, quindi sapevo che insomma non sarebbe stata accolta bene questa visione del vescovo. Io anche al vescovo stesso l'ho detto quando mi ha consegnato il decreto, ho detto: ma avete presente che questo creerà addirittura scandalo nelle persone e sarà difficile per loro capire il motivo del perché, no? Questo è avvenuto. D'altra parte, ecco, mi ha fatto anche piacere, devo essere sincero, no? Nel senso sentire questo affetto, e sentire che forse quel bene che ho seminato in questi anni è qualcosa che ha segnato le persone stesse. L'unica cosa che ho chiesto alle persone, e l'hanno capito, siccome a volte in qualche intervista, no, sentivo che c'è qualcuno che diceva occupiamo la Chiesa, no? E ho detto assolutamente questo tipo diciamo, di manifestazione non è qualcosa che desidero, perché se si facesse una cosa del genere allora vorrebbe dire che ho seminato male. Perché quello che è stato il lavoro che ho fatto insieme alla comunità in questi anni è proprio quello di dire: noi vogliamo una chiesa che non sia omologante, ma che sia inclusiva, aperta e che permetta una diversità anche al suo interno, no? Quindi ho detto: se quel giorno voi venite a ledere il diritto di chi vuole entrare in chiesa, no? E pregare e magari partecipare alla messa, essendo addirittura felice di non vedere Don Giulio, deve avere tutto il diritto di poterlo fare, no? E quindi dobbiamo appunto dire, mantenere questo aspetto, anche perché tra l'altro nella nostra parrocchia già da 4 anni, la prima domenica di settembre, facciamo la giornata del rispetto di ogni spiritualità, no? Dove partecipiamo appunto cattolici o persone magari anche di altre confessioni cristiane, ma ci sono anche buddisti, ci sono atei, agnostici. E la prima cosa che facciamo è quella di dichiararci pubblicamente con uno scritto che nessuno di noi possiede la verità e che, come dire, siamo consapevoli che abbiamo una dimensione spirituale in noi, ma che ci sono modi diversi per poterla nutrire. E allora siamo lì assieme per rispettarci nella nostra diversità. Quindi questo è, come dire, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Allora ho detto, se, come dire, non permettiamo anche a chi vuole dissentire dalle mie posizioni di poterlo fare liberamente e rispettandoli, allora vuol dire che il lavoro non l'abbiamo fatto bene, ma questo comunque l'hanno capito. Ad esempio, domenica la manifestazione che ci sarà a mezzogiorno, mentre la messa è alle 11, in modo da non disturbare per niente chi comunque in quel momento vorrà pregare nel modo proprio. Don Giulio, voglio prendere una parte, appunto, qualcosa che ha detto in questa risposta, quello che lei ha detto al vescovo. Ma allora, lei è stato convocato, volevo capire anche un po' come funziona in realtà. Lei è stato convocato dal vescovo, quindi le è stato consegnato il provvedimento a mano e avete avuto una discussione. E nel caso, che cosa le ha risposto il vescovo? Sì. Allora, di per sé col Vescovo abbiamo avuto più volte degli incontri, nel senso che a partire, diciamo anche dagli anni passati, quando manifestavo i miei pensieri, le mie riflessioni, la mia richiesta di rinnovamento, il Vescovo più volte mi ha convocato, quindi all'inizio sono stati colloqui nei quali anche potevo anche indicare e motivare il perché, no? Io ero a favore di determinate posizioni perché secondo me poteva essere il caso di fare un cambiamento, quindi ci siamo visti più volte veramente e lì sono avvenuti anche dei richiami verbali. Poi c'è stato un altro momento nel quale mi ha fatto un richiamo scritto, consegnato a mano, una specie diciamo di cartellino giallo, potremmo dire, che tecnicamente si chiama il precetto penale. Da questo a dicembre scorso mi ha detto: guarda che se proseguirai con esternazioni contrarie al Magistero della Chiesa, allora la sanzione sarà quella della sospensione.
Poi, avendo avuto altre occasioni comunque di manifestare il mio pensiero, è scattato, uso un termine così, ma è scattato il cartellino rosso. Quindi mi ha riconvocato, prima, diciamo, tecnicamente con, al Tribunale Ecclesiastico diocesano, ma è una cosa semplice, davanti a lui, davanti a un'altra persona, per chiedermi se effettivamente avevo detto quelle cose lì o se i giornalisti le avevano capite male. Poi, comprendendo che comunque quelle erano le mie affermazioni, mi ha riconvocato un'altra volta, appunto quando mi ha consegnato il decreto di sospensione. E in quel caso, appunto, gli ho detto questo. Da parte sua, ecco, non gli sembrava così difficile per le persone capire che era logico e giusto che fosse avvenuto questo, perché nella sua logica, che è una logica giusta, ecco, non voglio giudicarlo, lui diceva: c'è un magistero della Chiesa, c'è una dottrina che dice una cosa. C'è il codice del rito canonico che prevede altre cose, altre sanzioni, eccetera. Io ho applicato tutto questo, è logico che la conseguenza è quella della sospensione. Quindi per lui che le persone capissero era qualcosa di semplice, però a mio avviso non è così semplice. Grazie per averci anche detto come funziona, insomma, perché ovviamente è qualcosa che molti di noi non conoscono. Non crede che, allora, facciamo un passo indietro. Qualche mese fa, Zuppi, cardinale di Bologna, è diventato presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che è diciamo, l'assemblea permanente dei vescovi italiani. Zuppi è anche un cardinale che è sempre stato storicamente vicino a certi temi, ecco. Non si è ancora visto un cambiamento sotto questo punto di vista, almeno nei vescovi? No, nel senso che io, beh, Cardinal Zuppi non lo conosco personalmente. Ho dei miei parrocchiani, tra l'altro, che sono della diocesi di Bologna, che lo conoscono anche personalmente e mi hanno sempre parlato molto bene, nel senso una persona molto vicina alla vita delle persone, che è molto in mezzo, diciamo, a un contatto continuo con le persone. Io, ad esempio, avevo, quando è stato nominato appunto presidente della CEI, avevo cercato su internet proprio qualche magari sua affermazione riguardo, ad esempio, alle coppie omosessuali. E di per sé io quello che ho trovato, uno scritto appunto di per sé è del 2020, mi sembra, quindi recente, diciamo, era comunque in linea con la dottrina della Chiesa. Quindi un grande desiderio di accoglienza, no? Quello che dicono i documenti della Chiesa, no? Cioè dicono la persona omosessuale deve essere accolta, deve essere rispettata, nel senso, cioè, non, insomma, non messa ai margini, no? E quindi, però il problema è che poi i documenti parlano quindi del singolo, quando poi invece si parla di una coppia o del fatto che la persona sia omosessuale avrà anche degli atti, diciamo, legati alla sua vita sentimentale e sessuale. Questi invece vengono ribaditi come non possibili, come peccato. E questo anche, rimane anche il Cardinal Zuppi dentro questa logica, ma di per sé anche Papa Francesco, cioè le aperture che ha fatto sono più nell'accoglienza della persona, però dentro uno schema che secondo me è quello che deve essere superato. Cioè il paradigma, lo schema è sempre quello di dire la singola persona, anche se peccatrice, no? Perché comunque se si unisce ad una persona dello stesso sesso rimane comunque qualcuno che ha commesso un peccato, stando alla Chiesa, va comunque accolta come tutti gli altri peccatori, no? Quindi non va discriminata, no? Però il problema è un altro, che non posso dire a una persona, cioè è giusto che tu abbia fame, però non puoi mangiare, no? Cioè nel senso che se io... Cioè, non è vera accoglienza, appunto, se io dico alla persona di strappare una parte fondamentale di quello che la caratterizza, che è l'aspetto sentimentale, l'aspetto sessuale, no? E quindi non è vera accoglienza, oltre al fatto che, ad esempio, una cosa che anche dovrebbero forse prendere consapevolezza, anche dovremmo prendere come Chiesa di consapevolezza, è che in realtà parliamo in alcuni documenti di non discriminare, no? Le persone, sempre singole, omosessuali, però in realtà appunto lo facciamo sia in quello che dicevo, quindi non accogliendole pienamente, ma anche in altri documenti, perché ad esempio se una persona dichiaratamente omosessuale chiede di entrare in seminario, ci sono due documenti, uno del 2005 e uno del 2016, quindi uno sotto Benedetto XVI e uno ancora sotto Papa Francesco, che dicono che la persona omosessuale, quindi dichiaratamente omosessuale, non può entrare in seminario. E questa non è una discriminazione. Cioè, io sono un prete eterosessuale.
Che differenza c'è fra me eterosessuale e un prete omosessuale se entrambi ci viene chiesto il celibato? Ecco allora che un documento dice una parola, però il rischio è che quella parola rimanga vuota e non messa in pratica nemmeno dalla stessa Chiesa. Se posso fare una presentazione, vorrei dire dichiaratamente omosessuale, perché poi Esatto, no, non è esatto, detto. sottolineato questo, esatto. No? Quindi uno dovrebbe nascondere ciò che è la sua identità, no? Perché come se fosse qualcosa di sbagliato, non è niente di sbagliato la sua identità, è questo che de deve uscire la Chiesa fuori da questo schema qua. Finché non esce fuori da questo schema qua, non c'è il passo necessario da fare. Ecco, a mio avviso, chiedo scusa perché non conoscendolo, però quello che ho letto, almeno da quei documenti, è quel Cardinal Zuppi e Papa Francesco comunque. E non si scostano dai documenti ufficiali della Chiesa, e invece forse è necessario scostarsi per fare un cammino veramente necessario. Però ci sono anche altri due temi, che sono ad esempio eutanasia e aborto, su cui la Chiesa ovviamente ha delle opinioni ancora più forti, ecco, rispetto alle unioni omosessuali. Lei su questo invece che cosa ne pensa? Sì, su questo anche ho avuto occasione di esprimermi, ad esempio riguardo all'eutanasia, che è quello anzi che ha fatto, il primo che ha fatto scattare, diciamo, no? Diciamo quel cartellino giallo che avevo ricevuto a dicembre, perché a marzo avevo partecipato a Genova ad un incontro, un convegno organizzato dall'associazione Luca Coscioni, era insieme a Marco Cappato, avevo detto un pochettino la mia riflessione. Però ecco, di per sé, per dire, ero partito proprio da quel sondaggio che avevo detto di aver realizzato, no? Quindi avevo indicato come la base dei fedeli, no? Anche proprio cattolici, mi sembra che circa che fosse tipo il 70%, era come dire, a favore di una legge comunque sull'eutanasia, no? E quindi avevo indicato che come persona credente mi ero posto la domanda, no? Ma è lecito, visto che questi erano cattolici, per un credente avere un'apertura verso una legge sul fine vita, no? Sull'eutanasia? E di per sé, leggendo anche le motivazioni che queste persone avevano riportato e anche la riflessione che io stesso avevo fatto riguardo a questo tema, mi hanno detto, ma secondo me è lecito che anche un credente possa avere l'apertura verso una legge, no? Che poi eventualmente potrà non applicarla mai, no? Tra l'altro una legge dovrebbe contemplare la possibilità anche per chi la pensa diversamente, ecco, dai cattolici, non è che una legge deve essere modellata solo su una parte della popolazione, no? Quindi se uno poi la pensa diversamente non usufruisce, no? Ma non deve impedire agli altri di poterlo fare. Però appunto per un cattolico dicevo, sì, è lecito perché comunque leggevo da queste risposte che loro comunque non partivano da una visione materialista della vita, no? Come dire, come un bene comune, no? Come c'ho un bicchiere, una bottiglia, eccetera. La butto via perché adesso non la voglio più, ma partiva da una visione spirituale della vita. Cioè queste persone indicavano che credono che la vita sia un dono di Dio. Tra l'altro dicevano, però se è un dono di Dio io posso poi anche disporne, no, di questa mia vita. E in più dicevano, siamo consapevoli che la vita è sacra, no? Ma proprio perché è sacra e quindi va rispettata, io devo rispettarla per ciò che la caratterizza. E la vita dell'essere umano non è caratterizzata solo dalla sua dimensione biologica, no? Ma anche dalla sua dimensione spirituale. Però che cos'è che caratterizza la dimensione spirituale? La capacità di libertà e di autodeterminazione che ha l'essere umano. Allora si diceva, ecco, se voglio rispettare veramente, come quelle persone, io stesso credo, la vita vada rispettata, no? Però devo rispettare questa sua caratteristica. C'è la capacità del singolo di autodeterminarsi e quindi di vedere che se arriva a una situazione in cui c'è una sofferenza enorme, no? Che veramente è una sofferenza grande, però nonostante questo decide di volerla vivere quella sofferenza fino all'ultima goccia, ha tutto il diritto di farlo e la stima perché lo fa, perché considera che quella sofferenza ha un valore altissimo dal punto di vista suo spirituale. Però al contempo bisogna rispettare anche chi di fronte a quella stessa sofferenza alza la bandierina bianca e dice ecco, io non ce la faccio più, cioè questa sofferenza non mi diventa un aiuto per il mio cammino, per la mia realtà spirituale, ma mi diventa una tortura e dico basta. Ecco, vanno rispettate entrambe. Io questo avevo detto, no?
Grazie, Don Giulio. Stiamo arrivando verso la fine. Abbiamo visto appunto come i suoi fedeli stanno appunto pensando, faranno un presidio davanti alla Chiesa, però il suo caso sta tornando ad essere nazionale, lo è stato lo scorso anno, lo è ancora una volta adesso e già si parla appunto di presidi in tutta Italia. Lei pensa di essere... Vuole essere un simbolo di una lotta per i diritti civili, sia nella Chiesa e magari anche nello Stato italiano? Sì, una cosa che ci tengo a precisare, nel senso che la manifestazione che si terrà qui a Buonasola, più che un presidio, vuole essere un'occasione da parte loro per abbracciarmi, no? E per dirmi la solidarietà e il fatto che anche loro sono, come dire, al mio fianco in questo, quindi non è tanto un presidio. Però dall'altra parte, nel senso, cioè, a me non dispiace se comunque le persone mi sentono a fianco nella lotta per i diritti civili, che secondo me sono importanti. Ed è importante anche che ci si esponga, anche pubblicamente, per mettersi accanto appunto alle persone che desiderano, no, che questi diritti civili vengano mantenuti, anzi forse vengano incrementati, perché non, è anche vero che non tutti questi diritti civili sono attualmente... diciamo, messi a tema e realizzati. E quindi, ecco, se questa mia situazione qua può essere d'aiuto a qualcuno, può far sì che qualcuno non si senta da solo, no, in questa giusta battaglia, io sono contento. E se anche questo potesse essere poi d'aiuto anche ad una maggiore riflessione, sia all'interno della Chiesa che al di fuori, io dico ben venga, no? Certo non per la mia persona, no? Però proprio per quello che è il messaggio che attraverso questo ciò che è avvenuto, insomma, viene lanciato. Ora, l'ha menzionato prima, se lei si trovasse davanti a Papa Francesco, che cosa gli direbbe? Forse quello che gli ho anche scritto una volta. Penso però probabilmente che non gli sia nemmeno mai arrivata questa lettera, perché una volta gli avevo scritto per ringraziarlo, prima di tutto, perché veramente insomma, ha fatto tanto anche nell'ambito della Chiesa, soprattutto penso appunto per gli emarginati, per gli ultimi, per l'accoglienza dei migranti, ma anche perché ha tolto alcuni segni di potere, no, che caratterizzavano comunque anche la figura del Papa. Però in quella lettera gli avevo scritto che secondo me un passo ulteriore da fare, che è legato proprio anche al potere della Chiesa, è quello, dicevo, legato a quella giornata, no, del rispetto di ogni spiritualità, cioè il passo di dire pubblicamente che nessuno possiede la verità, cioè che anche noi come Chiesa Cattolica non possediamo la verità. Secondo me questo sarebbe un passo importante se lo facessimo noi come Chiesa, ma anche che lo facessero tutte sia le singole persone, ma anche le varie realtà religiose, perché io penso che proprio laddove invece c'è una consapevolezza forte, no? E una pretesa, no? Di possedere la verità, ne escono fuori delle cose terrificanti, no? Come sofferenze, no? E anche come battaglie, lotte, guerre, no? Quanto male ha determinato nel corso della storia, no? Il fatto che c'era qualcuno che pretendeva di possedere la verità, perché se uno pretende e pensa di possedere la verità, a volte magari anche in buona fede, però finisce col volerla imporre agli altri, nelle leggi, ma anche eventualmente nel costringere qualcuno, eventualmente a volte nel passato anche eliminandolo, se non è in grado di accogliere quella verità. Io ringrazio Don Giulio Mignani, parroco di Buonasola, in provincia di La Spezia. Don Giulio, grazie davvero per la disponibilità e per essere tornato con noi. Grazie a voi di avermi appunto ancora voluto con voi. Grazie. Speriamo di rivederci presto. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. Ricordo, iscrivetevi ai nostri social, iscrivetevi a YouTube per sapere quando siamo in onda. Grazie e buon proseguimento.